Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, siamo a venerdì, finalmente vado un po' in pausa, ma non chiude l'Academy. Molti di voi me l'hanno chiesto: Mauro, ma l'Academy allora che? No, ma che chiude l'Academy, ragazzi? No, semplicemente sono io che mi stacco da questa scrivania e vado un po' di più a mare. Non cambierà nulla per voi, tranquillamente, e nulla. Anzi, probabilmente, ragazzi, ci saranno anche cose nuove in Academy. Infatti, in questo video, ragazzi, andiamo a guardare un nuovo portafoglio altcoin che ho creato per fare un esperimento. Allora, vi dico già da subito che questo portafoglio di altcoin è un esperimento ibrido perché è fatto un po' per scelte particolari che sono andato a creare attraverso degli screener basati su analisi tecnica e per un'altra parte, ragazzi, è fatto con degli obiettivi di fare fast trading, cioè di andare a fare profitti veloci e un po' seguire il treno. Questo tipo di ragionamento ovviamente presuppone che seguire un portafoglio del genere ha necessità di un po' di formazione da trader, dovete essere un po' dei trader masticati, avere almeno le basi, perché è un portafoglio un pochettino speculativo e non è indirizzato a fare position hold per tanto tempo, ragazzi. Ragazzi, avvengono le posizioni in hold, però si monitorano ogni settimana, ogni mese per decidere un po' il da farsi. Quindi ho fatto un portafoglio cripto fresco, oggi ve lo mostro e vi faccio vedere anche come sta andando il nostro primo portafoglio, il Crypto for Pump, che ha raggiunto la cifra stratosferica di un centone, ragazzi, un centone non di euro, ma di percentuale. Abbiamo raddoppiato il nostro capitale. Dall'ultimo video è passato un mesetto, abbiamo fatto un rebalancing delle posizioni. C'è ancora una posizione da ribilanciare perché l'INC continua ad essere troppo alta e siamo ancora oltre. Vi faccio vedere tutti in questo video, vi mostro anche il nuovo portafoglio che ho condiviso in Academy, ma prima di fare questo iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ragazzi, e poi un pollicione, non c'ho niente per indicare il pollice, un pollice in su per sostenermi e darmi una mano anche con gli algoritmi YouTube. Invece, nei commenti del video, come vi chiedo sempre, e ne arrivano tantissimi di vostri commenti che sono sempre uno meglio dell'altro, ragazzi, mi indicate delle coin, io vado, li guardo, li spulcio, se sono ottime le butto subito dentro al canale e faccio analisi e tante altre cose. Quindi nei commenti, ragazzi, tutto quello che pensate anche su questi portafogli, vediamo che vi frulla in testa. Ma soprattutto, mi dimentico sempre questa cosa. Non sono consigli finanziari, quello che vedete non è un consiglio finanziario, ma solo quello che faccio io. Quindi, se non avete formazione sul trading, ricordatevi tutti i rischi connessi, perché queste criptovalute, soprattutto le altcoin, ragazzi, oscillano come delle trottole. Quindi state sempre attenti. Allora, andiamo subito a vedere. Allora, dove ho condiviso intanto? Vabbè, dietro di me, ragazzi, avete l'Academy, la mia Academy su Discord. Allora, qui nella sezione Investing abbiamo una serie di portafogli, anche di ETF, eccetera. Qui abbiamo fatto un nuovo portafoglio crypto, il portafoglio che ho praticamente fatto l'altro giorno. Ho iniziato a condividere gli ingressi relativamente alle coin. Qui terremo aggiornato questo nostro portafoglio che simpaticamente ho definito Horse Race, quindi la corsa del cavallo, ragazzi, perché è un po' così con i nuovi ingressi e anche le coin che stiamo monitorando. Per esempio, Zilliqa è entrata questa mattina, poi ci sono anche c'è Nulz, ragazzi, stiamo monitorando una serie di coin con una serie di analisi. Allora, qui io ho condiviso in Academy e qui sarà fatta l'analisi di tutto questo portafoglio insieme anche all'altro, quello Crypto for Pump, che già stiamo facendo, ma questo è un pochettino diverso da quello perché quello è molto lungo. Questo invece necessita, ragazzi, un po' di trading in più, anche per stop loss, take profit. Tra le altre cose, si aggiunge questo portafoglio che ho costruito a un esperimento che stiamo portando avanti già da un po' di tempo, che è Seven Coin to the Moon, insieme al nostro amico Ray, che gestisce un po' il tutto, ragazzi. E questi sono i super risultati che abbiamo fatto su un bellissimo portafoglio con tantissime coin. Allora, andiamo invece a vedere il dettaglio di questo nuovo portafoglio che vedete qui, ragazzi. E
Vi faccio vedere le posizioni in hold. Sono entrati tra ieri e oggi, come vedete, alti e bassi chiaramente perché è un giorno che praticamente è vivo questo sistema, un paio di giorni. Allora, ragazzi, questi sono gli ingressi sulle coin in questione. Sono KNC, VET, BAT, TETA, ZIL, che è entrato proprio pochi minuti fa, e poi AKR, che dopo il super pump di non so quanti centinaia di punti adesso sta perdendo un pochino, ragazzi, ma anomalo. Allora, cioè, è tutto normale, diciamo, ecco, non è strano. Allora, ragazzi, questo tipo di portafoglio ha una equity costante, significa che gli investimenti sono divisi sulle coin senza una percentuale differente rispetto a quella che è la loro partecipazione. Quindi nella stessa identica misura, 1000 dollari è una quantità tipo, ragazzi, poi ognuno di voi può fare quello che vuole, ma io, come vi ho detto, non do consigli finanziari, vi sto spiegando questo nuovo progetto e le logiche per farvi capire e perché, insomma, magari se potete anche voi ragionare così quando create i vostri portafogli. Allora, qui gli investimenti sono tutti identici, ragazzi. Poi verranno ribilanciati come sempre. Vedete, per esempio, che lo spostamento con le percentuali di gain e di loss modifica anche la percentuale. Vediamo se qui si vede meglio. Esatto, vedete come si modifica la percentuale. Chiaramente, il rebalancing di un portafoglio di questo tipo, ragazzi, ogni mese, 2 settimane, ma non prima, altrimenti non ha assolutamente senso. È fatto per essere fast, quindi veloce, e quindi necessita di velocità anche nel fare profitto. E ragazzi, in questo caso, queste variazioni, in questo caso sia positive che negative, saranno abbastanza evidenti, cioè saranno veloci rispetto all'altro portafoglio. Perché ho creato questo portafoglio? Perché le criptovalute in questione, in alcuni casi, ragazzi, danno grandi spazi di rialzo. In pratica, questo portafoglio ha l'obiettivo di andare a fare, andare a prendere, a cercare di prendere, ragazzi, quelle cripto che poi nell'arco del prossimo mese o settimane ci fanno un super pump del 50-60%. Questo è l'obiettivo di questo portafoglio. È proprio una corsa, ragazzi, quindi non è un portafoglio basato sull'analisi dei white paper, dei progetti, di quello che c'è dietro, ma è un portafoglio basato solo su AT, quindi analisi tecnica, e sulla price action del mercato. Questa perché, ragazzi? Perché il trading lo possiamo utilizzare sia per fare swing trading o scalping all'interno della stessa giornata, ma lo possiamo utilizzare anche per creare portafogli. E non vi pensate che questa cosa sia non comune. Io lo utilizzo di continuo. Per me l'analisi tecnica è la prima analisi da utilizzare quando create un portafoglio di trading, ragazzi. Perché? Perché i mercati moderni sono estremamente manipolati, sia quelli hold 4 volte di più di quelli delle criptovalute negli ultimi periodi, ragazzi, perché la Federal Reserve ha creato quello che ha creato. Avete visto i mercati, i massimi storici ogni giorno, con un'analisi fondamentale e un'economia fondamentale che è devastata rispetto a un anno fa. Quindi figuriamoci, l'unica analisi che ha performato è stata un'analisi tecnica, per via del fatto che la Federal Reserve, ragazzi, fa quello che fa. Quindi comunque chiudiamo la parentesi su questo argomento. Perciò questa è un'alternativa, un portafoglio alternativo, un esperimento rispetto a quelli classici che si fanno anche sulle altcoin, che ragionano un po' di lungo, lungo intendo, ragazzi, anche 1 o 2 anni sulle altcoin. Però voi sapete bene che se siete nel mercato criptovalute già da tanto tempo, spesso le altcoin ci fanno questi grandi pump che però non durano 2 anni, ragazzi, perché bisogna capire anche che le altcoin, il mercato cripto, non è il mercato hold, e che questo tipo di settore va gestito in maniera diversa quando ragioniamo in termini anche di investing, quindi in termini di investimento sul mercato criptovalute. Ok, è vero che
I mercati, magari alcune coin tipo il CRO, per esempio, sale da un po' di tempo, però è anche vero, ragazzi, che moltissime fanno i super pump, poi scendono, crollano, si fermano per un sacco di tempo, per un anno, per 2 anni, poi forse non invertono più. Perciò non possiamo ragionare nell'ottica di mercato old, quindi con le regole classiche, le regole un po' vecchiotte, perché su questo mercato, ragazzi, non ci stanno proprio benissimo. Questo è un progetto invece che viene creato proprio per capire se possiamo in qualche modo andare a prenderci in maniera fast, veloce, istantanea e, scusatemi il termine, più moderna, quelli che sono i rendimenti possibili in alcune altcoin che iniziano ad accennare un principio di pump. Ok? Questa è l'ottica, ragazzi. Ovviamente non c'è la pretesa di prendere i pump di tutte le altcoin, ci mancherebbe, ma a noi basta uno o due, a noi quello interessa, quindi andiamo a cercare quelle altcoin che potrebbero dare uno slancio. Se ne becchiamo una, basta per tutto l'anno, ragazzi, perché sapete cosa fa un'altcoin quando va in pump, può fare anche il 200%. Va bene, allora questa è l'ottica del Crypto Horse Race e questo è il nuovo portafoglio. Ci sono anche delle altre altcoin che sono in attesa, ce le ho qui e vi leggo anche. Quelle che sono in attesa, ragazzi, sono Nulz, ve l'ho già detto prima, poi c'è Compound che è in attesa, che oggi fa il pump, però ancora non entra in long, poi c'è RNC, KMD, XVG. Allora, queste sono le altcoin che in questo momento sono in fase di watchlist, che sto monitorando e se danno un segnale di analisi tecnica adeguata si entra con la stessa percentuale che avete visto, quindi base 10, 1000 dollari io ho considerato, ragazzi, ma ognuno può fare quello che vuole, può fare anche 10 dollari a coin. Sul mercato cripto, per fortuna, sapete che si possono investire anche piccole somme, quindi anche per capire, partecipare ai progetti. Però vi ricordo, ragazzi, che queste coin usciranno velocemente anche dalla lista e ogni 2 settimane circa si aggiornerà anche questa lista se ci saranno nuove coin che inizieranno a mostrare questi segni di forse vado in pump. Insomma, ok, ragazzi, tutto sarà aggiornato nella Academy di Trading On, link in descrizione per chi di voi vuole le informazioni o registrarsi alla community premium e nulla, ragazzi, io vi aggiornerò però sull'esito di questo portafoglio inserendo anche quelle che sono le transaction, quindi quando chiudo un'operazione e ne apro un'altra. Intanto vi ho mostrato queste che non mi dite che mostro sempre i profitti, ragazzi, perché queste le ho fatte ieri, l'altro ieri non ricordo alcune, quindi non siamo in profitto, solamente è zero, quindi non è vero che mostriamo sempre i profitti e se ci sono, ragazzi, poi che facciamo? Non li mostro. Comunque, tutte queste cose sono documentate nella nostra Academy e sono tutte state fatte prima, ragazzi, dei profitti, ok? Allora andiamo a vedere invece il Crypto for Pump, che è il nostro super portafoglio che stiamo seguendo insieme con percentuali di guadagno assolutamente stratosferiche, ragazzi, un fiore all'occhiello. Ho fatto questo portafoglio, ve l'ho presentato mesi fa su YouTube. Se qualcuno di voi l'ha seguito, complimenti, ok? È vero che le altcoin hanno performato tanto, ragazzi, ma è anche vero che nella costruzione dei portafogli quello che conta non è fare il massimo del profitto, ma è stabilizzare l'equity, perché se le cose non vanno benissimo, poi incominciano i problemi. E infatti, ragazzi, questo è quello che dobbiamo fare. Questo è quello di cui dovete occuparvi in pratica. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere questa equity, ragazzi. Che ve ne pare? Questa è dall'inizio, da quando abbiamo iniziato a fare questo esperimento. Guardate che equity, bella, lineare, tranquilla, pulita. Siamo a una percentuale incredibile perché siamo a più 88, eravamo più 90 ieri, quindi qualcosa è andato un po' down. Cosa c'è da fare adesso però? Vedete ancora una volta, allora abbiamo il CRO che correttamente si è mantenuto al 30%, poi abbiamo fatto un rebalancing che vi faccio vedere anche le transaction quando sono state fatte, vedete
il 13 luglio, l'ultimo mio video lo trovate su YouTube il 13 luglio, abbiamo ribilanciato tutte le posizioni con queste situazioni, come vi avevo detto all'interno di quel video. Però ancora una volta su questo portafoglio c'è da fare un nuovo rebalancing, perché l'ink è ancora al 35, quindi ci sono 6 punti sul l'ink da spalmare, ragazzi. Su, in questo caso, l'altra volta avevamo scelto un po' BNB, un po' ETH. ETH poi ha performato molto bene. Io sposterei da Link su BNB in questo momento. Vi avevo anche accennato in quel video BNB, quella bellissima inversione, sta andando benino. Quindi io sposterei per riportare BNB a 15% e XTZ, che invece non performa un granché, lo porterei a 10%. Quindi andiamo a fare questa operazione, ragazzi. Togliamo questo 6% e lo ribilanciamo. Sul CRO ho un po' di dubbi, al momento lascio tutto così, ma può essere che la cripto di crypto.com, se non dimostra nuovamente muscoli da un punto di vista di trend, quindi non si riprende a questa fase laterale, potremmo decidere di scenderla al 25% e spostare su una nuova cripto, che a quel punto dovremmo decidere e ve lo comunicherò, ragazzi. Perciò iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e se volete aggiornamenti su questo portafoglio, fatemi sapere cosa ne pensate però del nuovo portafoglio, il Crypto Horse Race. Allora, cosa ve ne sembra? Cosa ve ne, vi, diciamo, quali problemi vedete in un ragionamento del genere? Quali sono i vostri dubbi e, perché no, anche i vostri consigli? Va bene, ragazzi, Mauro Caimi, ciao a tutti, finalmente weekend, posso andare a mare, vacanza, ciao!